Le borse sono ancora in salita, ma New York alla fine chiude in negativo. La giornata di ieri era iniziata benissimo e è andata avanti la corsa delle borse mondiali dopo settimane in altalena negativa, frenata però da Wall Street, alle prese con la nazionalizzazione parziale negli Stati Uniti di 9 banche. Seguiamo questa scheda su quello che è avvenuto su tutte le borse. Lo sprint ai mercati finanziari stamane è partito da Tokyo con il miglior rialzo della sua storia. La mattinata infatti ha visto le borse europee continuare la marcia trionfale di ieri, ma nel pomeriggio, dopo la virata in negativo di Wall Street, i listini del vecchio continente hanno limato i guadagni, pur chiudendo ampiamente in positivo. Anche Piazza Affari ha consolidato la ripresa trainata dal recupero dei titoli del settore bancario e industriale. Il presidente della Consob, Cardia, al Senato ha detto che le forti vendite sul mercato azionario italiano della scorsa settimana provengono dall'estero e la situazione in Italia, aggiunto, è migliore degli altri paesi, ma preoccupa il rischio di scalate ostili sulle nostre società. Intanto la Commissione europea ha approvato il piano di aiuto alle banche irlandesi e britanniche. Le regole del patto di stabilità, ha spiegato la Commissione, sono flessibili in circostanze eccezionali. L'attuale situazione può considerarsi tale. Si tratta dell'interpretazione introdotta dall'Ecofin, che permette di non considerare come eccessivo un deficit temporaneamente appena sopra il tetto del 3% del PIL. Il presidente Barroso ha aggiunto: non siamo ancora in fondo al tunnel, anche se l'Europa ha dimostrato di saper fronteggiare la crisi finanziaria. Infine è da registrare un fatto positivo: l'Euribor, il tasso con cui vengono calcolate i mutui indicizzati, e il credito interbancario è sceso.